Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Parola del Signore. Oggi è la festa del corpo e del sangue del Signore, quella che noi chiamiamo in latino il Corpus Domini, appunto il corpo del Signore. È un po' la festa dell'Eucaristia, è un po' un nuovo Giovedì Santo, è una festa di origine devozionale, la devozione proprio per l'Eucaristia, che nacque nelle Fiandre anticamente, poi dopo il miracolo di Bolsena vicino a Orvieto fu estesa, chi è stato a Orvieto lo conosce, fu estesa a tutta la Chiesa. È il giorno in cui diciamo grazie per il tesoro più grande che ha la Chiesa e che è l'Eucaristia, perché l'Eucaristia è Gesù e non c'è un tesoro più grande per la Chiesa di Gesù. Gesù è proprio ciò che, come diceva Sant'Ambrogio, noi abbiamo di più caro. E Gesù ha voluto rimanere in mezzo a noi proprio nel segno del pane spezzato e del vino versato. Il brano che leggiamo oggi del Vangelo di Giovanni conclude il grande discorso sul pane della vita che Gesù fa a Cafarnao nella sinagoga per spiegare, diciamo così, per fare una bella catechesi sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci che aveva fatto e che era solamente un segno di una realtà molto più profonda. E la realtà molto più profonda di cui quel miracolo, diremo noi, era un segno, è proprio la realtà dell'Eucaristia, in cui Gesù si dona con la sua carne e con il suo sangue, come ribadisce più volte: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Non avrà, ha, al presente, ha già la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco, nella prima lettura abbiamo ascolteremo il brano della manna, come la manna nutriva il cammino di Israele e ha nutrito Israele per 40 anni nel deserto, così adesso l'Eucaristia, il vero pane del cielo, nutre il cammino della Chiesa nel suo itinerario verso la patria del cielo. Abbiamo bisogno di questo nutrimento. C'è ancora tanta gente che dice: ma io sono cattolico, però alla messa non ci vado, l'importante è essere buoni. Essere buoni è importante per tutti, cattolici e non, ovviamente, ma per un cristiano che ha conosciuto Gesù, l'Eucaristia è importantissima, è fondamentale, perché Gesù proprio ha detto: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete. Sono degli imperativi, sono degli inviti forti di chi vuole unirsi a coloro che ama. Ecco, nell'Eucaristia accade l'unione più profonda che possiamo avere in questa vita con il Signore Gesù.
se riscoprissimo la messa, diceva Padre Pio, se sapessimo veramente che cos'è l'Eucaristia, ci vorrebbe il servizio d'ordine davanti alle nostre chiese, perché la gente si affollerebbe. E invece dobbiamo vedere tanto spesso l'assenza, specialmente d'estate, no? Quando comincia a far caldo, andiamo tutti al mare e saltiamo questo appuntamento con troppa facilità, mentre il Signore ci aspetta, perché lì c'è il dono, proprio il dono con tutte le maiuscole, il dono di Gesù a noi, il dono di noi a Gesù. Si rinnova l'alleanza, questa unione sponsale di amore che nutre la nostra vita, che ci dà speranza, che ci dà forza, che ci dà sostegno in questo cammino. Chiediamo al Signore che ci aiuti a riscoprire e apprezzare sempre di più il dono dell'Eucaristia.